come dire, introduco una discussione con due riflessioni. Una storica, definiamo. Noi siamo nell'abitazione di Alessandro Rossi qua, no? Alessandro Rossi era qua. Personaggio assolutamente innovatore, grande industriale, personaggio che per certi aspetti per noi è mitico. Di Alessandro Rossi si conosce sicuramente la componente appunto imprenditoriale. Si conosce molto meno l'aspetto di valorizzazione del territorio e di valorizzazione dell'agricoltura. Questa villa è inserita in un parco delle rive dietro, che era destinato ad attività produttive. Sotto c'è un parco romantico che invece è destinato al riposo, inserendomi nei discorsi che faceva prima relativi alla qualità del territorio. Sotto ancora c'è il podere, la parte destinata a quella che si diceva una volta, che si dice la cash crop, cioè attività agricola non destinata alla vita della villa, ma alla vendita. E se voi passate sotto al sottopasso qui e vi girate verso la villa, troverete tre cerchi, tre bassorilievi in cui è messo la navetta, la spoletta, l'attività produttiva. Un altro bassorilievo rappresenta il commercio e due bassorilievi rappresentano l'agricoltura, per la gioia di Gianni. Come dire, questo personaggio aveva ben presente cos'era la difesa del territorio, certo con aspetti ottocenteschi, ma sicuramente aveva grande cura del territorio. Coniugava quindi questa attività produttiva con l'attività tipica di cura del territorio, che era l'agricoltura. Aveva una grande diversità rispetto a noi, però. La sua era una scelta opzionale, la nostra è una scelta obbligata. Questo per quanto riguarda il significato nel territorio di questa villa. Questa è la prima riflessione, vedere se siamo andati avanti o meno rispetto a Alessandro Rossi. La seconda è più attuale. Da circa un anno e mezzo, sei sindaci del nostro territorio si incontrano tutti i lunedì, dalle 3 alle 5. Sono il sindaco di Schio, di Sant'Orso, di Valli, e di Torre, che è qua, Valli, Monte di Malo, San Vito. Da lunedì scorso si è aggiunto anche Posina, per cominciare a costruire un'entità di gestione del territorio comune. E qui apro un inciso: stamattina a mezzogiorno, alle 11:30, ci siamo trovati a Schio varie amministrazioni per difendere la sezione del tribunale, che serve 250.000 abitanti, dai 220 ai 250, non mica capito fin fondo. Una sezione tribunale che serve una 35 comuni circa. Siamo qua che lo difendiamo. Se fossimo un'unica città di 250.000 abitanti, ci sarebbe qualcuno che si sarebbe sognato di toccare il tribunale? Io credo proprio di no. E allora questi sindaci hanno cominciato a parlarsi con un convincimento che la competizione futura sarà una competizione per territori, e come si diceva prima, i territori devono fare massa critica, devono avere un minimo di misura, e noi siamo troppo piccoli. Questo agglomerato di comuni comunque raggiunge i 65.000 abitanti, con degli elementi di criticità. Il principale, ad esempio, è che c'è un comune molto più grande degli altri e che ha una dimensione che è quasi 80 volte il comune più piccolo, che è il comune di Posina. Comunque abbiamo accettato la sfida.
Abbiamo accettato una sfida da certi punti di vista istituzionale, cioè perché voi sapete che nel territorio dell'Alto Vicentino ci sono molte cose che da tanti anni si fanno insieme. No, mi piace ricordare che io sostanzialmente non ricordo nel mio comune di aver avuto il vigile, perché mi ricordo sempre del consorzio, che è il più vecchio consorzio d'Italia. Quindi abbiamo cominciato a ragionare sul metterci insieme, diversamente da quel che si pensa, non tanto per risparmiare, perché soprattutto nel primo periodo, secondo me, non si risparmierà più di tanto, ma per progettare il futuro, per pensare al futuro, proprio all'interno di un concetto di competizione. Per costruire un progetto bisogna metterci non solo l'atto pratico, ma anche un sogno, soprattutto quando si parla a dei cittadini, a delle comunità ampie. Il nostro sogno è creare la Green Community dell'Alto Vicentino. È per questo che l'atto politico primo che abbiamo fatto è stato proprio un documento sulla sostenibilità. E facciamo fatica a farle interpretare questa cosa, perché noi siamo assolutamente consapevoli che stiamo facendo una cosa importante, una cosa anche molto difficile da un punto di vista politico. Però se voi guardate gli articoli dei giornali, sono, come dire, ne parlano come fosse un fatto assolutamente pratico, con pochissima rilevanza. Facciamo ancora più fatica a farlo capire a volte ai cittadini, che sono ancora lì che fanno i distinguo sulle scelte di un'amministrazione o dell'altra, quando in realtà queste scelte sono quasi sempre coordinate. Per cui se il sindaco di Sant'Orso decide qualcosa, vanno a vedere se Schio fa uguale o se noi siamo bravi tanto come Schio. La vicenda dell'ospedale, dove avevamo ovviamente anche delle difficoltà di posizione necessarie, però rispondeva comunque a una logica comune, che era quella di dare efficienza al sistema. O il problema della gestione dei rifiuti, in cui una mezza frase detta da una viene interpretata magari in maniera rovescia. In realtà sono tutte tematiche che noi già adesso gestiamo insieme. Pensate cosa sarebbe stato il nostro territorio se le zone industriali le avessimo programmate insieme. Ecco, allora noi la parte politica, la parte amministrativa, questa sfida la sta lanciando. E la richiesta che io faccio ai miei compagni di tavolata è: il mondo produttivo, il mondo, come dire, dell'impegno sociale, vuole partecipare a questa sfida o no? Perché c'è un altro elemento che è fondamentale quando parliamo di sostenibilità, e di cui io mi sto rendendo conto in un momento estremamente difficile nelle relazioni sociali ed economiche, dove il nostro territorio peraltro è già più fortunato di altri, avendo un manifatturiero molto, molto destinato all'estero. È la tensione sociale e politica, il non credere alla democrazia. Il livello di conflittualità con la cittadinanza è decisamente aumentato. E guardate cosa è successo in Grecia, dove certi partiti sono entrati in Parlamento. Ora, la comunità locale è adattissima ad avviare gli anticorpi contro la devianza democratica, attraverso il meccanismo della partecipazione. Ma il meccanismo della partecipazione, che è ideale al nostro livello, non deve essere distorto nel concetto secondo cui le amministrazioni parlano ai cittadini. È quello uno solo degli elementi della partecipazione. C'è anche l'elemento della classe dirigente di un territorio, di cui non fanno parte soltanto gli amministratori, ma fanno parte ad esempio anche i rappresentanti delle categorie economiche, i rappresentanti delle associazioni impegnate sul sociale,
che devono essere chiamati a una corresponsabilità nella gestione. Per cui sempre a chi è attorno a questo tavolo dico: siamo disposti a costruire elementi di partecipazione significativi tra chi fa politica, politica del nostro livello, politica del pomeriggio perché a mattina lavori magari, no, cioè, perché poi siete disposti insieme alle amministrazioni a costruire al di là degli steccati ideologici? Perché c'è una cosa che non mi piace più del mondo produttivo e del mondo sindacale, che a tutte le assemblee a cui andiamo è sempre colpa degli altri. È sempre colpa degli altri. Sicuramente ci sono tante colpe altrui, ma noi mettiamoci del nostro. Cerchiamo di fare la nostra parte. Ecco, questo è, insomma, siamo in periodo d'esame e maturità, il tema di oggi. Il tema di oggi. Quindi, io non so da chi cominciare. Non so se cominciare da Michele, che da questo processo, perché un altro problema che ha l'Alto Vicentino è che è un meccanismo di io ne ho parlato con Gigi Dallavia quando abbiamo detto: beh, intanto partiamo noi sei, no? Se lo ricorda, perché io ho detto: guarda, l'Alto Vicentino va per geometrie variabili, se siamo in ULS siamo in 32, se siamo in AVS siamo in 35, se siamo in Pesubio Tecnologie saremo adesso 15 forse, ma l'integrazione non si costruisce con le geometrie variabili, a un certo punto bisogna decidere e partire, ecco. Quindi do la parola per forza a Michele Vencato, che è assessore a Valdagno.